per quanto riguarda il free skating, è il terzo free skating visto fino a questo momento con 161.11. Buoni i suoi components, sono i secondi components dopo quelli dati a Yuzuru Hanyu. Oggi Yuzuru Hanyu in questo free skating è stato veramente straordinario, giusto così, Franca. E allora adesso è il momento di andare a seguire insieme Javier Fernandez. Vediamo se saprà anche resistere alla pressione, perché veramente non è facile in quest'ultimo gruppo, non è facile. Quinto dopo lo short. Le musiche di Giuseppe Verdi per lui. Quadruplo turf con estrema facilità. Quadruplo Salkoff esce male, ma il quadruplo c'è. No, va giù il triplo Axel. Ottimo il secondo triplo Axel seguito dal triplo Tolu. Doppio Lutz, due errori pesanti. Triplo Salkov, doppio Tolu, ma anche qui non c'è l'arrivo. Completamente, anche il flip solo doppio. No, non ci siamo. Thank you.
Javier Fernandez mi sembra un po' come all'europeo, non regge poi la pressione forse, Franca. Sì, in questo caso non ha retto proprio la seconda parte del programma completamente. Ha avuto sì quella caduta sul triplo axel all'inizio, però poi sembrava si fosse ripreso, ha piazzato bene il triplo axel, il triplo toe loop, ma è come se avesse consumato le sue ultime energie su quell'elemento. Da lì in poi un vero disastro, tre salti che dovevano essere facili non sono entrati, il flip doppio, il loop doppio, insomma male, il lutz doppio, abbastanza male. Rischia forse di rimanere dietro contesti o comunque di sopravanzarlo veramente di poco. Credo debba fare intorno ai 143 punti di libero per rimanergli davanti e non so quanti di più riesca a prenderne. Adesso allora veramente aspetteremo questo punteggio. Un po' mi dispiace perché ogni volta che noi ci aspettiamo da Javier Fernandez il definitivo salto di qualità come era l'europeo, perché è indubbio che all'europeo, vista anche la stagione straordinaria che aveva avuto nei Grand Prix, cioè nessuno avesse scommesso su di lui, cioè nel senso ci avevamo scommesso, o no? Sì, però forse è maturato, ma è maturato ancora troppo poco per poter gestire un'altra parte ora della sua carriera, ovvero sia far fronte alla pressione, alle aspettative, a una stagione lunghissima che comincia col primo Grand Prix e finisce certo a marzo col mondiale, per cui non è facile. Non è facile. Allora aspettiamo davvero questo punteggio. Ed eccolo, 144, pensate il suo season best è 166,29, 69,34 per Technical Elements, 75,66 per i Program Components, davvero come sentivate Andrea Bongiovanni con 225,87 e davanti. No, ma guarda, veramente di pochissimo, perché 224,89 a contesti e 225,87 Javier Fernandez.